Signal Iduna Park, dove la curva sud diventa un muro giallo quando giocano gli idoli di casa del Borussia Dortmund. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Queste dunque le scelte degli allenatori. Difficile non nominare Marco. È veloce, usa entrambi i piedi e non ha timore di puntare l'avversario. E spesso sì, anch'io che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. Meyer, Staller, pallone intercettato, evento davvero provvidenziale. Pastatopoulos, Dišek, cerca la profondità, sulla fascia, Aubameyang, scatta verso il pallone, al tiro, grande questa parata, lontana il pericolo, Guerreiro, Royce, pallone morbido verso la fascia, Toprak legge bene l'azione, blocca il pallone. Cerca un compagno, attenzione al tiro, un signor gol! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto! Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Meyer, ottimo il fraseggio. Perde il duello fisico con l'avversario. Staller apre l'alettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Gioca con un pallone lungo. Royce. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Dunque, rimessa laterale. Castro, di forza.
provano a ripartire da dietro. Piszczek. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. Mario Götze. Castro. Palla larga in profondità. Ecco un altro cross. Ottimo disimpegno, la spazza via. Può metterla in mezzo. C'è la palla lunga, in avanti. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Stanno facendo il possesso palla insistito, ma troppo sterile. Prova la giocata nello spazio. Di Santo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. La passa Douglas. Götze. Attenzione! Passaggio sulla destra. C'è il cross. Tenta la conclusione. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Di Santo. Caligiuri prova a prolungare. Caligiuri cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Tocco preciso. Occhio Di Santo. E in sacca! Un gol importantissimo! Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Mario Götze, effetto il lancio sulla fascia. Cerca il numero. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Konoplyanka cerca di allungare il gioco. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione è pericolosa. Prova il filtrante. Cerca la profondità. Reus! La taglia dalla porta! È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ronaldo si fa trovare al posto giusto e allontana. Arriva Castro. Castro, tenta il cross. Brutto questo traversone. Non... Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo.
Ed ecco che comincia il secondo tempo. Mario Götze cerca spazio. Odore Young. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Konoplyanka. Prova con la palla lunga. Pallonetto. Mario Götze. Konoplyanka. Meyer. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Di Santo. Mario Götze. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Prova il filtrante. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Prova la giocata nello spazio. La mette dentro. Occhio al tiro. E ha tentato la giocata spettacolare. Ci è mancato davvero poco. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. Royce è andato vicinissimo alla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Vuole la profondità. Lo Schalke 04 non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e in movimento. Mario Götze! E hanno sfiorato il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Sulla corsia di destra, intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Royce cerca un modo per far breccia nella difesa avversaria, ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio inizio agli avversari. Guerreiro. Tocco morbido, ci mette la testa. Castro, hanno trovato il gol. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Che bel pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Il suo pallone è morbido,
occhio prudente il portiere. Allontana. Konoplyanka. Cerca un compagno. Può concludere. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Cerca spazio. Lungo passaggio in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Decidono di giocarla all'indietro. Naldo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ecco Konoplyanka. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Fresca in gioco. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Ha misurato male la distanza qui. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Schürrle prova la giocata nello spazio. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. L'avversario ha avuto la meglio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Guerreiro. Guerreiro prova a spingere sulla corsia di sinistra. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Devono buttarla in aria e sperare. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Ottima discesa sulla destra. Palla in profondità sulla fascia. Prova il cross in aria. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Prova il filtrante. Calibra un bel pallone. Prova la conclusione. Ci prova di nuovo. Una buona iniziativa, ma non è bastato. E l'arbitro dice che può bastare. Una grande battaglia, molto minimo ma decisivo. Che partita ti è sembrata, Luca? Anch'io ho partecipato ai derby e vi posso dire che vincere è un'emozione enorme. Guarda i giocatori, la gioia incredibile nei loro occhi. Tanti sacrifici, la fatica, le sofferenze vengono tutte ripagate in un momento. È davvero tutto. Grazie per averci seguito in questa bella serata di calcio. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Luca Marchegiani. Hashtag best. They ain't ready for me.
face to face, ain't my fault they all be jacked. Keep up, players only. Come on, put your pinky raise up to the moon. Go.